Questa quarta edizione della Festa dell'Economia Solidale, che si terrà dall'8 al 10 di maggio a Pisa, vede una partecipazione straordinaria di associazioni, comitati, realtà del volontariato pisano e della provincia, talmente tante che non riusciremo a dirle tutte. Cito solo il Mensile Valori, i GAS, cioè i gruppi d'acquisto di Pisa, Legambiente, Rebeldia, il Chicco di Senape, il Comitato Non Bruciamoci Pisa, Banca Etica, Chiodo Fisso, il Mercato Contadino. Veramente tantissimi, mi prego di scusarmi se ho saltato qualcuno. I temi della festa sono quelli di costruire un'altra economia, riappropriandosi della legalità, difendendo la legalità e i valori costituzionali, e in piazza ci saranno tutte le forze che si sentono di aggregarsi intorno a questi temi, al di là di anche diverse collocazioni politiche o di credo religioso. Sarà dislocata su diverse zone di Pisa, anche se la parte principale sarà in piazza Santa Caterina. Cominciamo l'8 con un prologo all'Arci di Pisa Nova in via Frascani, dove ci sono video installazioni e materiali di riciclaggio e una serie di produttori. Sabato in piazza Santa Caterina, piazza Martiri della Libertà, si comincia subito dalle 9 con la presentazione della mostra della legalità degli studenti del Dini. Alle 11:30 c'è la presentazione della guida, che è questa che ho qui in mano, la guida alle pratiche di economia solidale nelle province di Livorno, Lucca e Pisa, dove appunto sono documentate tutte le realtà che in grande parte sono presenti in piazza in questa festa. Viene presentata alle 11:30. Subito dopo comincia la festa con l'animazione per i bambini, con i banchetti dei produttori locali, degli artigiani, e poi con un ciclo serratissimo di dibattiti, tutti interessantissimi. Praticamente tutto il pomeriggio è su questi temi del consumo del territorio, la speculazione edilizia su Pisa, su cui Rebeldia ha approfondito molto i temi. Ma contemporaneamente c'è anche il teatro dei migranti, cioè la lezione di italiano che gli migranti senegalesi tengono in piazza, e sarà sicuramente un momento di spettacolo e di divertimento anche. Alle 21 c'è il dibattito Quando l'economia va oltre le mafie, ed è un importante momento di dibattito che vedrà presente il procuratore di Palermo Antonio Ingroia. Poi ci sarà Paolo Mondani, giornalista di Report, che spero ci anticiperà qualche cosa sul lavoro che andrà in onda la domenica sulle banche. Poi ci sarà Andrea Di Stefano, direttore di Valori, e Dino Greco, direttore di Liberazione. La mattina di domenica ancora un dibattito sulla sofferenza animale, moderato dal medico veterinario omeopata Marco Verdone dell'associazione Rafael, spettacoli per bambini, giocolieri. Alle 12 il progetto sulla moneta locale, gli Shek, e al pomeriggio alle 15:30 al Cinema Lux la strategia nella gestione rifiuti, praticamente si parlerà di inceneritori, con Patrizia Gentilini.